Dopo Palermo, visita del sottosegretario di Stato, onorevole Emanuele Prisco, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. L'onorevole Prisco era accompagnato dal capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prefetto Laura Lega, dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegnere Carlo Dall'Oppio, e dall'ingegnere Stefano Marsella, direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali. La visita è stata occasione per ribadire messaggi di apprezzamento e gratitudine nei confronti di tutti i vigili del fuoco che sono stati impegnati oltremodo nelle recenti giornate di emergenza incendi e per annunciare un rinnovo e un potenziamento del parco automezzi di soccorso attraverso l'utilizzo di risorse dedicate del PNRR. Presente il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catania, ingegnere Salvatore Tafaro, hanno inoltre partecipato rispettivamente i dirigenti e delegati dei restanti comandi provinciali della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, oltre alle rappresentanze sindacali di settore. E mentre però continuano le problematiche che affliggono il corpo dei vigili del fuoco, ascoltiamo l'intervista a Carmelo Barbagallo dell'USB Vigili del Fuoco Sicilia. Problematiche sono rimaste uguali, se non peggiorate. Gli uomini e i mezzi che abbiamo nel territorio siciliano non sono sufficienti. Le emergenze si susseguono, dopo gli incendi sicuramente arriveranno i nubifragi. Il nostro territorio è fragile, l'Italia è un territorio di disastri annunciati. Pertanto, se non arrivano uomini veri, mezzi efficienti ed efficaci, se non arrivano i fondi per poterli riparare e non avere le infrastrutture nel nostro territorio con una riclassificazione delle sedi, tutto rimane vano.